Vagabondi, riprendiamo dalla strada di rientro di quella sera verso la mia solita montagnetta dove dormirò per l'ultima notte, libero nella savana, ovviamente nella farm di Ray, perché domani andrò in un'altra farm. Infatti il giorno dopo mi sveglio, trovo attorno a me come sempre gli animali liberi e vado appunto a casa di Ray. Vagabondi, buongiorno. Questa mattina sono appena venuto qui a casa di Ray a far colazione, ma vi racconto una storia. Io mentre questa notte dormivo tranquillamente tra le iene, l'hanno chiamato perché nel recinto delle vacche era entrato un leone e quindi è dovuto correre con questa macchina qui a salvare, praticamente a riuscire a beccare sto leone, a farlo portare fuori. Ha azzannato, ha detto soltanto uno, in 2 minuti era lì. Ovviamente il suo lavoro è la cosa più importante che ha. Sono leoni, mi diceva, che sono stati abituati dall'altra farm c'è gente che paga, in poche parole, per vedere i leoni che mangiano le vacche. E quindi questi leoni ormai sono stati come abituati alle vacche e vanno a vacche. Il problema è che non va bene questo, perché primo si abituano a un tipo di caccia e quindi non sono più capaci di fare l'altro tipo di caccia, quello naturale praticamente. E in più vanno dentro i recinti degli allevamenti e alla fine vengono uccisi. Se li lasci dentro fanno una strage di vacche. Quindi questa notte per lei è stata veramente una notte impegnativa. Bene, è ora di andare. Adesso andiamo a portare il gasolio ai vari punti dove hanno i macchinari per spianare, devono spostare i laghetti che hanno. Li spostano continuamente seguendo il fiume. Hi Ray! Si esce col fuoristrada, non quello da città ma quello da lavoro, si caricano i pastori, questi qui sono quelli che fanno la giornata e che vanno praticamente a sostituire quelli che già hanno fatto la notte. Ci fermiamo soltanto un attimo, Ray appunto deve lavorare, lo saluto, lo ringrazio e riprendo da solo la strada lungo il confine che mi porterà al gate e dal gate ovviamente tornerò nella civiltà, ritorno al paese perché appunto le strade interne sono tutte bloccate per l'acqua troppo alta. Incontro anche un piccolo mercato di capre come vedete adesso, ma poi riesco ad instradarmi appunto sulla via in direzione della nuova farm che andrò a conoscere e a visitare oggi. È la farm di Ivan. Sono molti, molti chilometri, ma il paesaggio è stupendo. Come vi ho già detto, è la stagione delle piogge, quindi trovo spesso piccole pozzanghere da guadare, è un divertimento lungo la strada e anche molti animali. Ecco qui una zebra. Queste sono quelle zebre che vi dicevo, sono più simili al cavallo, con le strisce molto più strette, le gambe molto più fine. Sembra più un cavallo che un asino come le altre. Sono i due tipi di zebre che io ho incontrato per ora. Continuo, riprendo la strada perché benché le due proprietà siano confinanti su un lato, purtroppo il fiume che le separa è ingrossato dalle piogge e quindi non è guadabile. Mi tocca fare più di 120 km di sterrato, questo sterrato, questa strada qui, che comunque è una gran statale, per arrivare all'ingresso della farm di Ivan. Eh sì, come avete visto il meteo va e viene, ma comunque l'ambiente e lo spettacolo è sempre grandioso. Mi faccio prendere anche da questa piccola cosa che noto in mezzo alla savana, sono degli aerei. Questo mi fa capire che sto veramente addentrandomi in zone in cui delle volte conviene usare l'aereo per arrivarci e non la macchina. Continuo su questa strada per ancora veramente un bel po' di chilometri. In realtà dalla mattina che ho lasciato la farm di Ray, arrivo nelle vicinanze della farm di Ivan che il sole comincia a scendere. Ancora un po' di chilometri e come vedete trovo anche un posto di atterraggio per gli elicotteri, un posto di atterraggio, una spianata. Guardate la polvere che riesce a muovere atterrando questo elicottero. D'altronde queste zone, diciamo, un po' remote, hanno bisogno di questi mezzi di trasporto un po' più veloci, perché veramente io ci ho messo una giornata per percorrere quei 120 km famosi di cui vi ho appena parlato.
Ed eccoci qui, finalmente trovo il riferimento che mi aveva detto Paolo. Questa roccia, grande roccia spianata, piatta sulla sommità. Di lì a pochi chilometri troverò questa strada che entra dentro a destra e si insinua per qualche chilometro dentro la proprietà appunto di Ivan. In realtà era già un bel po' di chilometri che ero dentro la sua proprietà, ma non l'avevo capito. Nella zona in cui lui ha creato la sua casa ci sono molte rocce sparse un po' ovunque, infatti mi dicono che i leopardi siano anch'essi di casa in questa zona qui. Trovo questo cancello, è un cancello elettrificato per gli elefanti, per gli animali diciamo un po' più grandi. Infatti adesso, come vedete dalla ripresa, ci sono dei fili che scendono dall'alto, sono fili elettrificati, alle macchine non fanno niente, ma agli elefanti ovviamente lasciano la scossa. Proseguo per un altro po' di metri, mezzo chilometro penso più o meno, e arrivo ad un'altra fence elettrificata e ad un altro cancello, questa volta un cancello normale, aperto. Questa fence mi incuriosisce perché è molto alta, strutturata su due livelli, ma proseguo fino ad arrivare a questo relitto di un furgoncino, ma mi dà l'idea che siano quei tipici furgoncini americani, però è affascinante, lasciato lì ad arrugginire. Ancora a pochi metri e incrocio un vecchio 6x6 americano, seguito a poca distanza da un Unimog, inseguito a sua volta da un pick-up, non so che marca sia, sembra un Nissan, un Toyota, non so, ma finalmente arrivo al parcheggio delle tanto ricercate Land Rover. So che anche Ivan è un appassionato di questo marchio, anche se ovviamente per lavoro ha anche vari Toyota. Scendo e mi gusto questo bel 110 originale color verde Land Rover. Vado a piedi a vedere se questo è l'ingresso. Trovo delle sellature da cavallo, vedo una strada che continua e in fondo riesco a vedere ancora della Land Rover. Decido di proseguire con il camionetto. E che Land Rover, trovo un buggy e una versione militare originale di un altro 110, bellissima, bellissima veramente. Proseguo e finalmente arrivo, vedete in che razza di paradiso mi trovo, immerso nella savana, arrampicato su una roccia. Ed arriva anche il momento di entrare in casa. Questo è quello che vedo, un paradiso un'altra volta, ma Ivan ha da lavorare, dobbiamo subito prendere una macchina e andare a controllare il territorio. Vagabondi, TDI, Land Rover, tutta aperta. Here there's the lion, right? Come vedete, Ivan tiene i leoni a una cinquantina di metri dalla porta di casa. È vero, c'è una rete elettrificata, ma vi assicuro che quando dormirò nei giorni a seguire, sentirli ruggire di notte è una cosa veramente impressionante. Avrò tempo più avanti di spiegarvi perché Ivan tiene i leoni così vicino a casa e dentro un recinto, ma per ora godiamoci il leone grande, la leonessa, i bambini, e questo qui è il leone diciamo beta, poverino, è magro perché non riesce a mangiare come gli altri ovviamente. Stiamo andando a fare il piccolo safari, uncinetto dal tramonto per vedere un po' di animali. Sono ospite di una farm di un amico, Ivan. I trasferimenti, come avete capito da queste parti, non sono mai brevi e infatti cominciamo a vagare per questa strana savana montuosa per prima 10 minuti, mezz'ora, 40, un'ora. È veramente immensa. Mi spiega che se quella di Ray era grande, la sua è veramente molto più grande.
e come sempre da queste parti oltretutto non ci togliamo il gusto e il piacere di fare un po' di fuoristrada. Questo ovviamente non è nulla, ma ripeto, siamo in una macchina aperta, so che gli animali, tra i quali i leoni, sono all'ordine del giorno. Infatti, guardate cosa c'è qui, un bel elefante, ma per arrivare all'elefante cosa dobbiamo fare? Ovviamente del buon fuoristrada. E quindi ci accingiamo a guardare questo piccolo torrente. Sì, come sempre, nulla di particolare, però hai sempre il dubbio se rimango fermo, possono arrivare degli animali, sono tante le cose. Abbiamo sempre l'M4 dietro, ovviamente, che ci rasserena. Però appena riusciamo a guardare, tra l'altro senza particolari difficoltà, arriviamo di fronte a questo bellissimo elefante. Questo ha un nome particolare, non mi ricordo il nome inglese con cui lo chiamavano, ma corrisponde ad occhi strani. Vedete che strano che è quella forma dell'occhio che ha. Da adesso in poi però vedremo veramente molti molti altri elefanti che ci accompagneranno da qui fino al calare del sole. Sole che, come vedete, presto ci abbandona. Quelli che non ci abbandonano sono appunto gli elefanti. Ce ne sono veramente tantissimi, tantissimi. Famiglie e branchi che girano per queste terre liberi. Non posso far altro che chiedere continuamente a Ivan di fermarsi un attimo per darmi il tempo di gustarmeli. Il tramonto ormai, come vedete, è alle porte e noi ci facciamo cogliere anche dal buio. Io non pensavo fosse normale muoversi nella savana con il buio, ma ho capito che qui lo è. Vi assicuro che qui la telecamera non rende il buio che c'era in quel momento. Qui sembra tramonto, ma vi ricordo benissimo che era veramente buio. Ci troviamo a fare, come vedete, anche un altro guado in un altro punto, sempre con il buio. La prima volta non va bene e vi assicuro che quella sensazione di dire restiamo qui, però in un attimo ingraniamo la retro, per fortuna insomma un po' di esperienza di fuoristrada ce l'ho anch'io, e al secondo colpo, con un po' più di abbrivio, riusciamo a superare anche questo piccolo guado. Ripeto, è buio veramente intorno, la telecamera non so perché riesce a vederci molto bene anche di notte. E andare in giro di notte per la savana in una macchina completamente aperta, cos'è che ti dà la sicurezza? È l'M4 che c'è qua in fianco che ti fa star tranquilli anche dalla savana di notte. Ovviamente. Finalmente riusciamo a ritornare in questo piccolo cottage paradisiaco. Nel frattempo hanno anche acceso il fuoco, guardate che bellezza. Non faceva così freddo da fuoco, ovviamente, ma qui è abitudine, lo accendono ogni sera. Tutti i monili e tutti i supermobili ovviamente ricordano l'Africa e la vita di queste persone. Sì, il primo impatto è quello di dire la casa è stupenda, ma hanno comunque una vita molto dura. Al mattino, come prima cosa, vado ad esplorare un po' i dintorni. C'è una piattaforma pochi metri più in là collegata con casa di Ivan. Ci vado accompagnato dai suoi due cani. Eh sì, quest'alba toglie proprio le parole. Comunque continuo ad arrampicarmi su questa passerella un po' impervia, diciamo, ecco, per il fatto delle assi un po' non perfettamente allineate, ma arrivo anche sulla piattaforma. Il paesaggio e la vista indubbiamente sono stupendi. Questa è la parte, diciamo, posteriore, per capirsi il lato dove ci sono i leoni. Questo è il fiume che attraversa la proprietà di Ivan e vedete quella roccia a picco. Sono anni che aspettano che cada, ma ovviamente non ce la fa. Guardate che cos'è quest'alba riflessa su quel fiume. Tenete una mente quel fiume, perché tra un po' andremo a vederlo da vicino.
E come dice il detto, guarda dove metti i piedi, eccomi qua. Infatti, controllo un attimo perché è già due volte che rischio di perderci una caviglia. Al di là di questo, questa passeggiata rialzata su questa montagna è veramente stupenda. Arriva però l'ingegnere, detto anche il braccio destro di Ivan, che mi chiede di andare a prendere le sigarette nel villaggio più vicino, 22 km, questo qui è sempre da sottolineare, è un villaggetto veramente di quattro case, soltanto che per strada troviamo anche qualche piccolo imprevisto. Questo è un ponte che hanno appena un po' ricostruito, vedete, perché con la piena era stato quasi tutto portato via, e ci sono delle capre, delle pecore anzi, che non hanno più voglia di muoversi e occupano ovviamente la sede stradale. Guardate anche questi vestiti tipici, che colori, che bellezza che hanno. Continuano a frustarle, come vedete, ma non gliene frega praticamente niente. Adesso vedrete, ci sarà perfino anche un piccolo, eccolo qui, che prova a infilarsi sotto perché vuole andare a cercare il latte, ma eccolo qui che comincia a dare i colpi. Uno e una due, tutti e due in serie. Non ce n'è per nessuno, devono muoversi, parte una, parte quell'altra, dopo la volta si rimettono tutte in marcia ed ecco che riprendo anch'io la strada. Attraversato il ponte, saluto i pastori e finisco di riportare a casa l'ingegnere, anche lui ha le sue cose da fare giustamente. Finalmente però questo mi dà la possibilità di scendere nella vallata dove avete visto prima il fiume, eccolo qui sulla sinistra, e cominciare a godermi questo territorio che, anche se a prima vista può sembrare molto simile a quello direi confinante, io noto delle grosse differenze. Le montagne sono molto più rocciose e in più c'è il fiume, e il fiume fa una grossissima differenza. Qualche mezz'ora, oretta prima, da casa di Ray con i binocoli avevo visto un branco di elefanti proprio in questo punto, e provo a continuare su questa strada cercando di ritrovarli. Non è cosa difficile, in un attimo mi appaiono di fronte, sono saliti un po' sulla collina. Come vedete qui abbondano anche i babuini, infatti alla mattina spesso arrivano fino su sulla montagnetta a casa di Ivan, ma per fortuna Ivan, avete visto, ha due bei cani che ci avvisano sempre prima, qualsiasi animale che arrivi, che sia un leopardo o che sia un babuino. Ma ritorniamo ai nostri bellissimi elefanti, anzi no. Prima ha visto quella che mi sembra essere un'aquila pescatrice o urlatrice africana, sembra un esemplare comunque molto giovane. Nella tenuta, come vedete, i cavalli sono liberi di muoversi dove vogliono, infatti come vedete quando ci passo in fianco quasi non si accorgono di me. Continuo e vi mostro quelle che sono le tipiche arnie africane, o perlomeno il sistema che usa Ivan per tenere le api nel suo territorio, molto molto importanti. E finalmente, questa volta sì, arriviamo agli elefanti. Li trovo che si stanno radunando in una zona un po' umida, chiamiamola così, questa pozzanghera. Qui cominciano con i cosiddetti fanghi, quindi con la proboscide aspirano l'acqua e il fango, se lo buttano addosso per rinfrescarsi. I piccoli vengono tenuti al centro del branco per sicurezza e per averli più sotto controllo, e quindi possono continuare a fare ognuno la propria toilettatura con il massimo della tranquillità. Qui vediamo questo piccolo un po' cresciuto come mostra ormai di aver imparato la tecnica. Comincia anche il momento dello struscione ed eccoli qui, tutti che si strussero uno contro l'altro. Sembra qualcosa di strano, ma non è, è normale, perché adesso comincerà il momento dell'infarinatura. Cominciamo, 1, 2, 3, via, eccola qui. Farina, 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 con l'acqua all'elefante piace creare questa bella crosta fatta da acqua e polvere che tanto bene fa alla loro pelle. Ovviamente ha dei piccoli problemi, infatti crea dei pruriti che dobbiamo andare subito a grattare, e prima di qui e poi di lì. Sembrano veramente che si copiano uno con l'altro.
continuiamo ancora con un po' di ginnastica per le gambe, ma sarebbe sbagliato non ricordarsi del collo e la proboscide, per cui ancora via di collo e proboscide, sgranchiamo, sembra che stiamo facendo una lezione veramente di fitness. Questi elefanti sono simpaticissimi. Arriva alla fine anche l'ultimo esercizio, marcia, camminata all'indietro, anzi con cotton fioc a proboscide per pulire le orecchie. Però arriva il momento per loro di andare, ma anche per me, perché Ivan mi ha detto di continuare a seguire in salita verso, diciamo, la fonte, il fiume, quindi controcorrente, perché correndo verso quella direzione dovrò trovare a un certo punto un recinto elettrificato. Dentro questo recinto dovrei trovare una costruzione, ma questa qui ve la mostro tra un po', perché ora qualcosa mi fa fermare per strada. Scendo dal camietto, vi ricordo che sono in una savana da solo, quindi vado a prendere il coltello, che non si sa mai, non servirà mai a niente, però mi dà quella sicurezza mentale e psicologica, perché appunto ho visto questo, anzi quel che resta di questa tartaruga. Provo a muoverla. Io la prima cosa che mi stupisce è il fatto che si stacchino le scaglie. Provo a guardare un attimo dentro, purtroppo, o meglio, è normale, c'è ancora un po' di tartaruga, di quel che avanza della tartaruga, qualche avanzo di pelle. Comunque, ripeto, la cosa che più mi incuriosisce è il fatto di queste scaglie che si stacchino in questa maniera così semplice. Io pensavo che fosse una parte tutta unica, invece sono proprio delle placche applicate come sopra. Non sono applicate, ovviamente crescono. Trovo la parte centrale e mi sembra di ricostruire un puzzle. L'avete pensato tutti, dite la verità. Ancora qualche chilometro, come vedete con le piogge si sono creati dei piccoli fiumi che vengono giù dai lati delle colline e vanno ovviamente a rafforzare e a riempire d'acqua il fiume che c'è in centro alla vallata. Questo però crea dei piccoli problemi alla viabilità, perché molto spesso non devono ricostruire le strade perché vengono appunto tagliate da questi fiumi improvvisi. Ebbene sì, lo ammetto, in questi ultimi giorni sono proprio fortunato, e appena entrato dentro quel gate, guardate dove mi ritrovo, un altro paradiso terrestre. Questo è un luogo che Ivan sta creando per poter passare del tempo, godersi ovviamente anche il territorio, ma in un futuro anche poter appunto ospitare degli ospiti o dei turisti, molto pochi di per sé perché la struttura è abbastanza piccola, come adesso vado a mostrarvi. Non avete idea di che venticello che c'è qui, si sta da Dio, fuori al sole in questo momento è un po' troppo gallino. Qui stanno finendo di preparare il bar, c'è anche la ghiacciaia di quelle col doppio vetro, pronta all'uso. La vista, che posso dire, da paura. E guardate uscendo, giardinetto sul fiume. Queste sono tutte fence elettriche per gli ippopotami e per gli altri animali che non salgono dal fiume. E lì è dove ero prima a farmi la birretta. Diciamo che per questa notte ad Arem sono messo bene, ci sono le griglie pronte, lusso sfrenato. Decisione presa, questa sera ho deciso di dormire lì, ovviamente sul fiume. Quindi adesso sto riprendendo un attimo la strada che mi porterà su lì. Dove c'è la casa di Ivan. Devo prepararmi, devo andare a chiedere dove posso prendere la legna. Sì, ce n'è dappertutto, però giustamente chiedo. Visto che avevo comprato un piccolo octopus, polpo, vorrei anche pescare, speriamo di pescare qualcosa. Se riesco a pescare qualcosa vorrei invitarli tutti a cena sul fiume. Mi sa che ci accontenteremo quasi sicuramente dell'octopus, perché il pesce gatto è l'unico pesce che riesco a tirar fuori da quell'acqua. Rientrando a casa di Ivan riesco a vedere un'altra volta
il leone beta. Non è così semplice, gli altri leoni sono sempre vicino alla rete, pronti per il cibo. Questo qui invece sta sempre più defilato, non è così semplice vederlo. Ed ha anche uno sguardo triste. Sì, è vero, non riesco a fare un programma e a mantenerlo. Ci fermiamo a parlare, Ivan, l'ingegnere e io, e le ore passano. Quindi per questa sera salta la cena. Me ne ritorno su quel posto lungo il fiume. Andrò a dormire lì da solo. Quindi ci vediamo domani a questo punto. E con questo finisce anche questo video. Vi do ovviamente appuntamento al prossimo. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina delle notifiche e di mettere mi piace ai video, ovviamente se vi piacciono, ovviamente, perché questo, ho scoperto, può dare una grossa mano a far crescere ancora di più il mio canale. Ciao vagabondi! Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see.